Siamo a Luci Cinemas di Casoria, e proprio dietro di me la sala Assofram, sala dove vengono proiettati i film di prima visione. Con me Raffaele Pagano, presidente di Assofram, benvenuto. Questa sera ci divertiamo perché c'è la proiezione di un film molto molto comico, molto esilarante. Beh sì, noi come Assofram abbiamo inteso fare questa nuova forma di pubblicità, abbiamo brandizzato questa sala qui dei Luci Cinema di Casoria, molto bella, con tutto il nostro marchio, e stasera proiettiamo un film davvero spettacolare, Vita, Cuore, Battito, questo film che ormai sta spopolando le nostre sale, di questi due ragazzi veramente in gamba, Enzo e Monica, degli Artetica, quindi un qualcosa davvero di bello stasera. Questo per quanto riguarda naturalmente il profilo cinematografico, però scuola di formazione Assofram, ormai un fiore all'occhiello, un'eccellenza campana. Beh sì, abbiamo dato anche una mano a questa che è l'attività proprio di trucco, perché il nostro truccatore Ciro Florio ha seguito come capo truccatore tutto il team dei vari attori. Assofram vuole fare proprio questo, lanciare questo messaggio: competenza, qualità nella formazione, per far sì che poi gli allievi possano approdare a questi momenti così importanti. Abbiamo anche la nostra allieva qui in questa serata che ha partecipato attivamente al film, quindi grande successo di Assofram perché ha raggiunto l'obiettivo, quindi dalla formazione direttamente al mondo del lavoro. Questa è un po' la nostra mission con tutti i nostri corsi, che ricordiamo non solo corsi di trucco, di make up, ma anche corsi di estetista, acconciatori, elettricisti, meccanici, davvero tanti percorsi formativi per dare al nostro pubblico, non solo napoletano ma di tutta la regione, competenze per poter poi posizionarsi bene nel mondo del lavoro. Tra pochissimo entreremo in sala, ci saranno delle sorprese veramente molto 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 belle, ma ricordiamo anche dove è situata la scuola di formazione Assofram. Beh, noi siamo a Casoria, Palazzo di Vetro, ricordiamo anche il nostro sito www.assofram.it e il nostro infodesk 081 757 66 37 per tutte le informazioni. Zizza grande ci vuole, si sa, la zizza è mezza bellezza. Giovedì mia figlia si sposa, me la viene a truccare? Ci vogliamo vedere per le 5 del mattino? Ci vediamo alle 4, ah! Poco poco! No, ma io non ce la faccio! Durante lo sviluppo si deve mangiare. Lo vuoi capire che io lo sviluppo l'ho finito da 10 anni? Enzo, tu sei curto! Ehi, ehi, allora stasera buffammese! Tu non ne hai bisogno! Pienso! Oh, hai guardato le zizze di sera? Io! 5.000 euro ve li do in contanti. È un viaggio che vale più di 15.000 euro. Io stavo a Stano, l'abbiamo sistemato in un bel alloggio di cemento armato. Allora accetto. Siamo all'interno della sala Assofram del Luci Cinemas di Casoria con il dottor Pagano del centro formazione Assofram. È arrivato già un attore, Gaetano De Martino, il grande Gaetano, simpaticissimo. Insomma, è stato il primo ad arrivare. Vabbè, il primo, vediamo cosa ci dice. Solitamente non è preciso, ma già sei qui. Mi mette in serissime difficoltà perché grande, detto da Raffaele Pagano, il dottore Pagano, che poi è un complimento, poi detto da te. Diceva grande come è chiaro, larghezza. È chiaro, come dimensione. A parte le battute, è stata un'esperienza bella. Io però ci tengo a dire, faccio proprio un cameo, una piccola parte, hai visto, no? Fai il direttore. Chi dirige? Il direttore d'orchestra. È stata una bella esperienza, i ragazzi sono semplici e sicuramente avranno un seguito fortissimo. Il film sta andando bene, che dire, insomma. Continuate ad andare al cinema a vedere questo film di Enzo e Monica. Davvero un grande successo, rimanete ancora con noi perché c'è ancora qualche sorpresa. Perché per noi vedere questa sala così piena è una soddisfazione. So che ci sono anche degli amici che hanno collaborato, delle persone che... Ciro, dove sei? Ciro Florio. So che... Vieni Ciro, vieni. Lui si è occupato di trucco e parrucco nel film e penso che abbia fatto un grandissimo lavoro. Vieni vicino a noi. Io volevo far parlare... Far dire qualcosa anche a Ciro, che è stato un validissimo collaboratore. Tra l'altro c'è Valentina, che è stata proprio la tua truccatrice. Ma diciamo che per noi è stata sicuramente un'opportunità di poter vedere la crescita praticamente di quello che potrebbe essere il nostro percorso di successo. Oggi qua siamo stati contenti, il film è stata una bella esperienza per tutti, perché lavorare con loro che sono umili è
forti, ha dato l'opportunità agli addetti ai lavori, almeno parlo per me, come Valentina della scuola Assofram, che praticamente insieme a noi ha collaborato nel fare il trucco e il parrucco, di poter lavorare con dei grossi professionisti che mettono a loro agio i tecnici come noi, perché sono molto umili e grandi. Grazie. Dov'è Raffaele Pagano? Facciamo un applauso a Raffaele Pagano, che insomma... Facciamo un applauso a questo orgoglio napoletano, ragazzi. Complimenti, perché il film va benissimo, tante persone lo guardano, quindi è motivo di soddisfazione. Grazie a tutti quelli che sono venuti e quelli che verranno. Ecco, vedi, quelli che verranno questa sera qui a Luci Cinemas di Casoria, nella sala Assofram, dove abbiamo anche il dottor Pagano, che è il presidente di questa bella realtà campana. L'impressione di questo film, Raffaele? Beh, io sono contentissimo, perché loro sono l'orgoglio napoletano, davvero. Io penso che stanno esportando un qualcosa di bello fuori da questo territorio. Non si parla più di una Napoli sempre del malaffare, ma parliamo di qualcosa di bello, ci fanno ridere, ci fanno sorridere, e la più grande soddisfazione anche per tutti noi napoletani. Ciro naturalmente ha seguito tutte le riprese del film, no? Sì, con tutto lo staff, Valentino Immediato e altri truccatori sempre nati dall'Istituto Assofram, abbiamo avuto questa opportunità, quindi anche praticamente le manovalanze erano made in Naples, che non è un discorso politico, però è bello quando è tutto made in Naples. Valentina, una grande emozione, no? Far parte anche in questo film, soprattutto per truccare. Sì, è un'esperienza bellissima, e poi a prescindere la conoscenza di due persone come loro, che sono due persone di un'umiltà unica. Questo lo dicono tutti, quindi vi fanno applauso tutti insieme, facciamo sentire un po' le mani, facciamo un applauso, abbiamo anche il pubblico dall'altro lato. Ma a parte a Enzo, a parte a Monica, io i complimenti li farei anche a Nando Mormone, no? Beh, io penso che il grande merito va a questo grande imprenditore napoletano, che è stato capace di creare questa grande macchina che poi fa sorridere tutta l'Italia, perché ricordiamo che Nando Mormone è chiaramente il produttore di Made in Sud, quindi con la Tunnel Produzione, che ha girato questo film eccezionale, voglio dire, il nostro applauso va a lui soprattutto. E tu che vuoi dire per chiudere questa intervista? No, dovevi andare solo a mangiare, pure perché Dino è già apparecchiato. Al cinema, continuate ad andare a vedere questo film, che è bellissimo, e si chiama Vita, Cuore, Battito. Amo, ho vinto un viaggio che ci porterà fino in pizza. Sembra il santuario dove si è spostata tua sorella. C'è un'auto che vi attende e vi accompagnerà agli Uffizi. E ma gli Uffizi che musica fanno? Qui se lo sai dove sarebbe bello a metterla a capezzolo del letto. Sta scritto che il muratore è stato Gaudì. Carlo, è incantato. Incantato è cognome. Signorita, lei tiene 5 kg in più. A me? Tu tieni che la pai? We Can Dance, la TV degli eventi.